Sì, è la tratta dalle tragedie greche, e l'idea donna sola e addolorata. L'ho scritta durante il lockdown, quindi c'era solitudine e dolore dappertutto, e mi sembrava che Clitennestra potesse essere il simbolo del dolore e della solitudine. Va riletto, perché è stato coperto da una coperta di retorica molto spessa. Spogliato di quella, è uno dei grandi punti di svolta del Novecento. Ecco, ci sono dei piccoli epigoni che, come genere, capita ai caporali che rovinano i generali, che rovinano la memoria di D'Annunzio. E là dove c'è D'Annunzio c'è l'arte, dove c'è il teatro c'è l'arte, dove l'arte esige che la parola diventi azione e scena, ci siamo noi del Teatro Stabile d'Abruzzo. È una pagina di letteratura altissima. Luciano Violante si dimostra nella sua profondità, si dimostra un grande scrittore, un grande drammaturgo, e che con sapiente alchimia, attraverso la presenza di Viola Graziosi e la regia di Giuseppe Di Pasquale, offrono al pubblico e all'intero teatro italiano un tassello fondamentale per ricominciare a riportare la gente ad assaporare la possanza della tragedia greca, che in quanto mito è eterna, in quanto è eterna è viva e arriva a tutti.